tutti! Oggi sono qua per parlarvi di Circe di Madeleine Miller, ma anche della canzone di Achille della stessa autrice. La canzone di Achille è uscita in questa nuova versione economica per Feltrinelli a prezzo di 11 euro, mentre Circe è appena uscito per Sonzogno e ha un prezzo di copertina di 19 euro. Ho letto questi due libri a distanza di poco tempo, sono entrambi ambientati nell'antica Grecia e si rifanno all'epica, quindi ho deciso di fare un video unico. Anche perché quello su cui mi vorrei focalizzare non sono tanto i libri in sé, ma le tematiche affrontate dalla scrittrice, la sua scrittura ed essenzialmente perché per me questi due libri sono stati un po' una delusione. La storia narrata nella canzone di Achille penso che sia abbastanza famosa, ovvero l'amicizia, il rapporto di complicità e poi amore fra Achille e Patroclo. Nella prima parte del libro ci vengono presentati questi due personaggi da bambini, iniziano a conoscersi, la voce narrante della storia è Patroclo, che all'inizio appunto un bambino mandato in esilio dal padre per aver ucciso, anche se in maniera accidentale, un suo coetaneo. Viene mandato quindi in un altro regno e crescerà assieme ad Achille, che già da ragazzino aveva un carattere veramente molto forte, un grande carisma. Fra i due, come dicevo, si instaura dapprima un rapporto di amicizia, di complicità, che poi sfocerà anche in una bellissima storia d'amore. Bellissima ma travagliata, perché in tutto questo si inserisce la guerra di Troia. La prima metà di questo libro mi ha coinvolta e appassionata veramente tantissimo, perché i due personaggi protagonisti sembravano dei ragazzi di oggi, non sembravano due personaggi del mito, e quindi secondo me il punto di forza di questo libro è che l'autrice è riuscita a rendere alcuni personaggi molto moderni, è riuscita a svecchiarli e attraverso loro parlare di tematiche comunque molto attuali. Infatti, oltre che a parlare di amicizia, di amore, di guerra, grandi conflitti eccetera, secondo me l'autrice riesce a passare dei messaggi comunque molto importanti che riguardano ad esempio anche il femminismo. Più che altro la cosa che mi ha colpita tanto è che nonostante la storia sia ambientata in un periodo, in un contesto fatto di grandi gesta, di violenza e di atti molto forti, di stupro, di abusi, diciamo che tutte queste cose erano un po' all'ordine del giorno, ma l'autrice ne parla non come se fosse la regola, come se fosse normale, ma per quello che sono degli abusi di potere, ma anche delle donne. E i protagonisti in particolare, nonostante appunto la violenza sia molto all'ordine del giorno, non rimangono indifferenti davanti a questi atti, ma anzi li condannano e cercano nel loro piccolo comunque di battersi per una vita migliore, per un miglior trattamento ad esempio anche dei perdenti durante la guerra e quindi anche delle schiave, delle donne che vengono portate via dalle loro terre. Nonostante io abbia apprezzato tantissimo l'ambientazione, perché su di me l'epica, i miti greci hanno comunque un certo fascino, non ho apprezzato la scelta dell'autrice di rendere Patroclo il personaggio che è in questa storia, ovvero un ragazzo che non sa combattere, che non vuole combattere, che ai miei occhi stona tantissimo con quello che ho sempre letto e saputo di Patroclo. Nella mia testa Patroclo è sempre stato un personaggio di supporto al pari di Achille, soprattutto nella guerra. Certo, magari non la adorava come Achille, però si è sempre fatto valere tanto, e invece in questa storia ci viene presentato come un personaggio, un ragazzo che non combatte, che non vuole combattere, non è nemmeno capace, non ha doti particolari in questo senso. Lo stesso Achille in realtà non vuole combattere, inizialmente non vuole nemmeno partecipare alla guerra di Troia. Se da una parte ho apprezzato i personaggi perché l'autrice è riuscita a svecchiarli, dall'altra li ho trovati profondamente incoerenti nel momento in cui si affaccia la storia, la guerra di Troia, perché i personaggi che ci vengono presentati prima dell'inizio della guerra sono dei ragazzi che non sarebbero mai andati in guerra e che soprattutto una volta in guerra non si sarebbero mai comportati nel modo in cui ci viene descritto. Ci sono tantissime incongruenze, tantissime cose che non tornano e alla fine delle forzature che non ho sopportato. Penso che sappiate tutti l'epilogo fra Achille e Patroclo, nel caso non vogliate questo spazio
spoiler, skippate avanti il video finché non tolgo la mano alzata. Ecco, insomma, Patroclo non si è mai allenato a combattere, non è capace, e Achille non lo avrebbe mai mandato sul campo di battaglia, non gli avrebbe mai permesso di indossare la sua armatura, la sua divisa, fingere di essere lui, esporlo ad un pericolo così grande sapendo che è totalmente incapace. Quindi è una cosa che mi ha dato un fastidio enorme, perché è una cosa che non esiste, come non esiste che per puro caso Patroclo uccida un semidio. Cioè, non ha mai combattuto in vita sua, non si è mai allenato, però gli va tutto bene, riesce a sopravvivere, ad uccidere anche un sacco di gente. Cioè, no, è veramente inverosimile, per me è proprio degenerato il libro verso la fine, mi dispiace. Tra l'altro, conoscendo già il finale, mi aspettavo comunque che l'autrice puntasse molto sul rendere questo finale ancora più epico e drammatico, e secondo me invece è stato abbastanza piatto, non mi ha lasciato nulla, quindi nel complesso sono rimasta delusa, perché la prima parte l'ho trovata molto interessante e coinvolgente, la seconda abbastanza piatta, senza nulla di nuovo, e queste incongruenze e l'incoerenza dei personaggi mi ha infastidita tanto. Per quanto riguarda invece Circe, la protagonista della storia è appunto la maga Circe. Noi seguiamo la sua storia da quando è nata, la sua vita con le altre divinità, gli scontri con i fratelli, con la sua famiglia in generale, fino all'esilio sull'isola di Ea. In questo caso devo ammettere di essere molto più ignorante rispetto alle vicende su Achille e Patroclo, perché di Circe sapevo esclusivamente del suo incontro con Ulisse. Per me è stato molto interessante scoprire qualcosa di nuovo, anche perché si tratta comunque di una divinità che ha vissuto un periodo molto lungo di tempo, e quindi succedono tante cose diverse. Però il problema che ho avuto io con questa storia è che, nonostante le grandi possibilità, per me è stata una lettura molto piatta. Non ci sono mai stati dei picchi, diciamo, di drammaticità o di avventura o di qualsiasi altra cosa, ecco. Ciò non toglie che sia un libro scritto molto molto bene, e che parli principalmente della crescita di una donna. Circe la vediamo veramente crescere da bambina a adulta, maturare esperienza dopo esperienza. Non ha mai avuto una vita facile, perché è sempre stata criticata, a partire dalla madre, che l'ha sempre trovata brutta, con una voce stridula. Anche i suoi fratelli l'hanno sempre derisa per il suo aspetto, anche dalle altre divinità, perché non aveva dei veri e propri poteri. È chiamata maga proprio perché il potere che ha deriva dall'utilizzo di altri elementi, come ad esempio le piante, le erbe, i fiori. Inoltre non è una ragazza sveglia o furba, perché appena commette un errore o qualcosa che non dovrebbe fare, lo confessa immediatamente, non si nasconde, non è una doppio giochista, non fa qualcosa di nascosto, diciamo, e quindi viene messa in un angolo ancora di più, fino appunto a raggiungere l'esilio sull'isola, in cui comunque passerà del tempo da sola con gli animali dell'isola, le sue erbe, pozioni, eccetera, ma anche con alcuni visitatori. I momenti di interazione con altri personaggi della storia sono sicuramente quelli più, tra virgolette, avvincenti per quanto riguarda la storia, però io ho apprezzato anche i momenti di solitudine, perché c'è una profonda riflessione sull'essere donna. Ho apprezzato tanto. Circe è un personaggio in continua crescita ed evoluzione all'interno di questo romanzo, probabilmente perché vive per molto tempo e quindi sperimenta tante cose diverse che la fanno ragionare sul rapporto con le altre persone, sulla persona che è, su che cosa significhi anche essere donna. Perché ricordiamoci che comunque queste storie sono ambientate in un periodo, in un contesto in cui le donne erano veramente nulla, anche purtroppo le divinità si potevano in un certo senso ribellare forse di più per via dei loro poteri, però comunque al confronto con gli uomini erano sempre molto molto al di sotto. Ha sempre dovuto lottare il triplo, il quadruplo di qualsiasi altra persona per essere, boh, forse accettata, per essere anche semplicemente considerata una
una persona. È facile, secondo me, rivedersi in questo personaggio perché affronta tantissime difficoltà, non è sicuramente un personaggio di spicco nella storia che conosciamo tutti, non è la classica eroina, ecco. Però in questo libro è un po' come se lo diventasse, perché è, tra virgolette, una persona qualunque. Una persona con dei principi che potrebbero essere benissimo quelli nostri. E quindi anche in questo caso ho apprezzato molto la capacità dell'autrice di rendere attuali e soprattutto umani delle figure del mito e dell'epica. Non è facile cercare di rendere umane delle divinità, renderle più vere, evidenziare soprattutto i difetti, i capricci, i limiti, le insicurezze, le debolezze di qualcuno. Non è facile farlo inserendoli in un contesto, diciamo, così importante come può essere, ad esempio, l'Odissea. L'unica cosa che manca, a parer mio, in questa storia è un po' più di grinta, un po' più di forse azione o drammaticità in alcune scene. In alcuni momenti si poteva forse spingere un po' di più, per quanto mi riguarda ho trovato tutto abbastanza lineare, nonostante io abbia apprezzato tantissimo il lavoro che c'è dietro, e soprattutto per quello che Circe significa e rappresenta per tanti di noi. L'ho trovato un po' come un inno alla gentilezza, rimanere comunque fedeli a se stessi, di non aver paura delle conseguenze, ma anzi di essere più consapevoli e prendersi la responsabilità delle proprie azioni. È una cosa che ho apprezzato tanto, che fosse un personaggio abbastanza trasparente e che appunto non fosse perfetto, ma anzi che fosse un personaggio fatto di tante insicurezze e debolezze. Ed è una cosa che ho apprezzato tanto anche nel personaggio, ad esempio, di Ulisse, che ci viene sempre presentato magari nei suoi mille pregi, no? Talenti. E in questo libro emerge una faccia anche un pochettino più oscura, che mi è dispiaciuta un po' perché è un personaggio che ho apprezzato tanto e che in generale mi piace tanto. Io sono stata anche a Ithaca, quindi per me Ulisse rappresenta tante cose. Quindi mi è dispiaciuto vederlo in questa veste, ma l'ha reso sicuramente molto più umano. Questi erano quindi i miei pensieri sulla canzone di Achille, Circe, di Madeleine Miller. Fatemi, mi raccomando, sapere nei commenti che cosa ne pensate voi. Mi scuso se mi sono un po' impappinata o se ho una voce un pochettino strana, ma mi sto riprendendo dall'influenza, quindi ancora non sono al 100%, però ci tenevo comunque a parlarvene il prima possibile su queste letture, perché appunto le ho lette da poco, sono ancora abbastanza fresca e mi piaceva condividere con voi qualche pensiero a riguardo, anche perché nel mese di febbraio ho iniziato a leggere anche l'Iliade, ho letto Cassandra, ambientato sempre durante la guerra di Troia, quindi sono proprio nel mood per queste letture a tema antichità, antica Grecia, mito, eccetera eccetera, e mi ero presa particolarmente bene con queste letture perché le ho trovate diverse, innovative per certi versi, proprio per la capacità dell'autrice di rendere i personaggi meno vecchi, diciamo. Però allo stesso tempo penso che sia anche una cosa molto difficile quando poi ti scontri con dei personaggi, delle situazioni molto conosciute, molto decantate. È difficile poi incastrare tutto alla perfezione, no? Quindi forse mi aspettavo qualcosa di più da queste letture, ne sono rimasta un tantino delusa, soprattutto la canzone di Achille, devo dire, ne avevo sentito parlare così tanto bene e niente, ci sono rimasta molto male. E niente, spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!